Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritornati nel momento di approfondimento con l'FNP CISL, quindi pensionati CISL, ma questa volta in modo particolare abbiamo eh, Walter Rigobon, presidente di Adi Consum Veneto. E questo lo dico perché tutto quello che verrà detto in questa occasione, eh, se occorrono delucidazioni, se vi occorre un, un ulteriore elemento, eh, da parte vostra occorre ricorrere all'Adi Consum Veneto come numero telefonico 041 53 330866 mentre tutte le altre puntate abbiamo sempre indirizzato verso l'FNP della CISL. Detto questo Presidente, ben arrivato qui con noi il tema odierno è estremamente interessante e anche caldo, forse erroneamente caldo perché non ci sarebbe, eh, al di là della stagione che sta per incominciare, non ci sarebbe quest'urgenza che invece eh, molti cittadini hanno percepito perché? Perché parliamo del mercato libero, quindi di un momento di transizione che dovrebbe essere intorno a luglio 2020. Tanti hanno preso paura perché a seguito di telefonate ricevute a casa, eccetera, di cambio gestore del, del proprio sistema energetico, hanno, preso, hanno ricevuto la notizia che era luglio 2019, ma non è così. Luglio 2020 c'è ancora tempo, un anno, e poi vedremo se questa sarà la data, se verrà confermata o meno. Per voi eh, che avete fatto un sacco di assemblee sul territorio, che cosa è importante eh, spiegare? E far capire. L'importante sarebbe avere delle cognizioni di base eh, per cui eh, ci sia consapevolezza nella scelta che si farà, aggiungo forse, perché c'è già stato un rinvio, è vero che doveva iniziare il superamento del mercato tutelato. Io preciso che il linguaggio è una cosa fondamentale. Il mercato tutelato è quel mercato il cui prezzo viene fissato dall'autorità per l'energia, che ha l'acronimo ARERA, ogni tre mesi. E quella era una facoltà prevista dal decreto Bersani del 1999, 17 marzo per la precisione, che prevedeva un mercato libero e un mercato tutelato. Il mercato libero è quello che il prezzo del prodotto, esclusivamente del prodotto che rappresenta metà di una fattura, viene fatto dall'impresa che si propone al mercato libero. E quindi c'è già il mercato libero, il mercato tutelato è quel mercato che ha servito in questo momento ai cittadini per orientarsi verso, come dire, Coloro i quali fissano da se medesimi il prezzo del prodotto e non sia fissato dall'autorità. Qual è la differenza? La differenza è che nel mercato cosiddetto libero sono passati circa 7 milioni di utenze, 20 milioni sono ancora nel mercato di maggior tutela, si chiama. Ci sarà pure una ragione. La ragione è semplice. Per i dati che abbiamo noi, ma non perché li abbiamo come dire, confezionati noi, ma è uno studio fatto il 20, concluso il 20 gennaio di quest'anno da Arera, il prezzo del mercato libero è mediamente superiore al prezzo del mercato tutelato. Dove si colloca il prezzo del mercato tutelato? Nella range che va dal peggior prezzo del mercato libero è il miglior prezzo del mercato libero, si colloca esattamente a metà, quello è il prezzo giusto e quindi serve come, come dire, anche deterrente per fare in modo che le imprese che non vedono l'ora che non ci sia più questo, eh, questa cautela, questa tutela per i consumatori, per far schizzare i prezzi che già sono alti, circa il 30% in più del resto dell'Europa. 30% in più rispetto all'Europa. Sì. Eh, voi come associazione di consumatori da questo punto di vista eh, non, avete fatto, non, non, fate, non riuscite a fare nulla perché si parla di che bisogna sempre uniformarsi a quelle che sono le indicazioni dell'Europa, quello che è il sistema Europa e qui invece da noi abbiamo dei prezzi veramente altissimi. È dovuto alle spese energetiche, ai costi fissi che sono comunque una parte invariabile che non può essere toccata ne, nella bolletta oppure sono altri parametri che qui eh, esulano Allora c'è un fattore fondamentale. Noi non abbiamo fonti di energia primaria che importiamo per l'86% e quindi è chiaro che siamo soggetti eh, passivi, se vogliamo avere l'energia elettrica e il gas, siamo so soggetti passivi a quelli che sono come dire, gli andamenti del mercato. Insomma chi fa questo mestiere che vende energia primaria? ci guadagna e ci guadagna nemmeno poco, ma eh, noi non avendo la possibilità di fonti primarie è chiaro che dobbiamo importare una quantità enorme di eh, prodotti energetici che servono al Paese. E quindi questo giustifica in parte un prezzo? Questo giustifica, detto bene, giustifica in parte, non esclusivamente perché... Eh, ci sarebbe da fare un uh, discorso riferito ai cosiddetti oneri di sistema che rappresentano, ripeto, il, la metà circa del valore della bolletta, che sono incomprimibili perché sono fissati anche questi dall'autorità, sì. sia per il mercato libero sia per il mercato tutelato, sono uh, che, bisognerebbe, che bisognerebbe uh, rivedere profondamente perché contengono di tutto e di più. Quindi la bolletta. Sono alti, eh? Rappresentano la metà del valore della bolletta che ciascun consumatore Caspita. paga. Qualche centesimo in più, qualche centesimo in meno, andiamo vuoto per pieno, quindi mm. è circa metà. Caspita, che non è poca cosa. E su quello, eh, no, anche unitamente ad altre associazioni di consumatori e utenti, non, si, non siete riusciti a smuovere nulla, a ottenere niente, <coughs> eh, formazione <far una coughs> di pressing. Sì, ma anche qua c'è una ragione. Siccome questi sono danari che vanno a finire nel casso dello Stato, se non li prendono da una parte, tenendo conto che la coperta è quella che è, li prenderanno da un'altra parte, insomma. No? Non si Quindi scappa. però bisognerebbe fare pulizia almeno di alcuni eh, balzelli che sono legati come dire, a aspetti che... Nulla hanno a che fare con l'energia elettrica eh, o il gas. Sto pensando allo smantellamento delle quattro centrali nucleari che abbiamo in Italia, che costano, eh, come dire, di più di quello che si pensa, costano migliaia di milioni di euro. Eh, questo dovrebbe essere ricondotti alla, eh, come dire, alla fiscalità generale e non tanto alla, eh, come dire, alla fatturazione, ma là i soldi sono subito mm. presenti e certi, Chiaro. in altre parti forse un po' meno, quindi c'è una ragione. Eh, poi sto pensando a quelle che sono le prebende che riceve Ferrovie dello Stato dalla bolletta elettrica per il trasporto pubblico. Penso alla siderurgia e quindi alle grandi imprese che eh, svolgono attività eh, siderurgiche e quindi sono energivore per definizione, che hanno sovvenzioni non trascurabili. Eh, sto pensando quindi al fotovoltaico, tutte... che è sul groppone di è chi sì. non ha il fotovoltaico okay. a casa. Quindi ci sono una serie di questioni che dovrebbero essere riviste e riequilibrate. Certo. Non dico affatto che non vanno aiutate queste eh, tipi di situazioni, ma devono essere riequilibrate per contenere il costo della uh, bolletta energetica complessiva. Perfetto. Allora, al bolletta energetica complessiva, mh, vediamo di capire come leggere, come bisogna imparare a leggere anche la bolletta. Ci dica. La che bolletta stare è stata senti? modificata e quindi si fa per dire semplificata. Semplice no, è la materia complessa in che la giriamo tanto è estremamente complessa. Io la fattura, quando cerco di spiegarla, la divido in due addendi, se proprio vogliamo fare i sofisti, in tre addendi. Il primo è il costo del prodotto, che è l'unico motivo per il quale si può negoziare eh, con le imprese il costo del prodotto. Quando dico negoziare non è esatto quello che dico, lo fa, voglio solo far capire che è l'unica parte eh, che è eh, legata come dire, a valutazioni dell'impresa. L'altra parte sono i cosiddetti oneri di sistema. Dentro gli oneri di sistema, io metterei anche il trasporto e il contatore, che fanno circa, ripeto, la metà della bolletta. Poi, sono le tasse, che sono quelle ordinarie: il 10%, il 22, 10% per l'elettricità e il 22% per il gas. Al netto, per il gas, che i primi 480 metri cubi. Uh, si paga il 10% di IVA e non si paga il 22. Quindi c'è ecco. un beneficio anche da quel punto di vista là. Quindi anche questo un po' stare attenti. Ecco la luce di questo nell'unica parte che lei diceva che quindi il costo energetico variabile, che è quella forse che bisogna tenere d'occhio, bisogna guardare. Sì, il ma costo... non anche la eh, cioè il mercato ha già fissato, come dire, un range entro il quale il eh, mercato libero si muove ed è un range abbastanza ridotto perché parliamo il valore del prodotto, anzi il valore del kWh tutto compreso va da 19 centesimi a 23, il prodotto del gas tutto compreso oneri di sistema eh, va da 0,80 centesimi a 1 euro il... Eh, lo standard metro cubo, quindi anche qua il linguaggio deve essere preciso perché quando dico standard ci sono due cose che eh, sono importanti eh, per capire un po' la bolletta, perché cosa succede nel gas? Uno fa la lettura del proprio contatore. Quando arriva la bolletta la, il consumo non coincide mai con quello comunicato alla compagnia. È perché sono dei lazzaroni, anche no. Mm. Che cosa succede nel gas? Il gas è un prodotto che fisicamente ha delle complicazioni, cioè è sensibile alla temperatura e alla pressione dell'aria. L'Italia è stata divisa in tanti quadratini piccoli piccoli, eh, aree dove eh, viene posto una correzione perché Laddove la temperatura è più bassa e la pressione è più alta, il contatore segna meno di ciò che si consuma. Viceversa, temperatura più alta, pressione più alta, segna di più. Quindi risultava che magari nelle zone in certe aree... Ah, no, in certe aree si chiama coefficiente C. Ed è scritto chiaramente in fattura, se, se, se la si legge, perché è certo. l'unica roba che guardano i consumatori. Quanto pago sto mese, il resto pesa, non gliene non può fregare nemmeno, perché ha una sua complessità. Non è vero che sia semplice. Chi dice che è una roba semplice mente sapendo di mentire. E allora eh, quel coefficiente pareggia i conti. Dopodiché c'è un'altra questione importante. In questi mesi stanno cambiando i contatori del gas e stanno mettendo i cosiddetti contatori elettronici. Cosa sono queste macchinette infernali? Sono delle macchinette che consentono la lettura del, a distanza del consumo, come quelli elettrici. Mm -hmm. Quegli elettrici non viene più a fare la lettura certo, in casa nessuno. Sì, sì. Basta premere un pulsante in un posto dove ci sono come dire, le macchine che elaborano questi dati e viene fuori il consumo esatto. Succede che nelle fasi dove questo contatore non c'è perché lo stanno cambiando e quindi c'è ancora il contatore normale, chiamiamolo così, io faccio la lettura il giorno 26 del mese, perché così è indicato nella fattura, devi fare se vuoi l'autolettura, entro e scrivono la data. La fatturazione vera la fanno dopo 5 giorni. La differenza dei giorni che passa dal momento in cui io faccio la lettura al momento in cui faccio la fatturazione, quello è un periodo in cui il consumo viene stimato sulla base di algoritmi validati dall'autorità. Uh, e quindi si fa semplificando un consumo più o meno quanto viene fuori che hai consumato in questi giorni, quel consumo viene uh, conguagliato alla fattura successiva, ma quella successiva c'è cioè quell'altra e via di questo passo, quindi non ci sarà mai una coincidenza fino a quando il contatore elettronico non sarà messo in tutti i misuratori del gas sufficiente per fare il consumo reale. Io dubito che ci sarà anche dopo, ma almeno ci si avvicinerà molto al consumo vero come succede. Quindi non sono diaboliche macchinette, ma sono ben auspicabili macchinette che vengono... Assolutamente eh, sì, sì. Perché... A punto risolvono dei problemi. Di sì, risolvono i problemi perché anche la lettura di un, del gas, sto pensando alle persone, come dire, non abituate a... A, come dire, a manipolare strumenti che non conoscono bene, fanno fatica a fare le letture, io vedo di tutto, leggono tutti i numeri, invece no, basta leggerne 4 perché poi gli altri sono uh, virgole che non servono ai fini della fatturazione, almeno certo. a quella corrente. Ecco. Poi anche insomma, una seccatura da tutto quanto devono no, imparare. Devono imparare di più comunque i consumatori, non è più tempo che... Quindi questa è la... Le assemblee che stiamo facendo hanno questo, questa finalità principale eh, di promuovere, sollecitare, eh, far sì che le persone siano in grado di saperne un po' di più per scegliere consapevolmente qualora i 20 milioni di cittadini italiani fossero eh, chiamati a scegliere una compagnia del mercato libero. Perfetto. Io non lo farò questo dato. E quindi, quindi verrà assegnato a, in base questo a. Questo non che si sarà sa il... che cosa succede, io lo faccio apposta proprio perché voglio capire cosa succederà. Ci dovrebbe essere, vedere... no. essere un'assegnazione tra tutte le, le, le varie. No, e... no, ci sono due scuole di pensiero qua. La prima scuola di pensiero dice: i 20 milioni vengono, di, vengono triturati e fatti a pezzi e vengono messi sul mercato alle compagnie che intendono acquisire questo cliente. Scuola di pensiero numero due, si va in un terzo mercato. Non scegli, vai nel FUI, si chiama fornitura di ultima istanza. Peccato che quella fornitura costa un botto di più, è del mercato libero e del mercato tutelato. Quindi è una fregatura. Per cui la persona è costretta a scegliere. A scegliere. Queste sono le scuole di pensiero che si stanno confrontando in questo momento non è detto che siano queste quelle vincenti o quella vincente eh, non si sa perché Arera non ha ancora però dire, comunque fatto... non resti con l'operatore diciamo così quello più grosso con cui si era in precedente del mercato tutelato questo è un dato eh, di fatto do, non, essere... non c'è un operatore grosso un operatore piccolo quello con cui siamo nati ci sono Operatori che sono mille in Italia che è una roba che non esiste in nessuna parte al mondo, che vendono energia e tutti ci vogliono lucrare, giustamente perché Beh, fanno un certo lavoro. Ma non c'è un operatore più grande più piccolo. Ma no, no, quello con cui siamo nati, l'operatore che prima che c'era prima, insomma, qui luogo di monopoli, Ma certo. se andiamo a Roma non è così, se andiamo a Milano non è così. Quindi sono operatori che operano sia nel mercato libero tutti. Sia nel mercato tutelato. L'importante è portare a casa qualche denaro. Eh, infatti. Allora, la riforma delle tariffe applicata al 1 gennaio 2018 ha cancellato il principio più consumi più paghi, aumentando le voci di quota fissa. Che cosa vuol dire questa cosa? Questa ha una sua complessità maggiore. Allora, a noi che siamo, come dire, di una generazione un po' trascorsa, avevano insegnato che il risparmio energetico è un bene in sé, quindi meno consumi meglio è, perché paghi meno, spendi certo. meno e perché eh, ha un beneficio, come dire, tutta la filiera, insomma, non solo quella ambientale, ma anche quella della produzione, del trasporto, della certo, vendita, certo, certo. Ecco, quindi eh, sarebbe auspicabile sempre che fosse così. Il gennaio 2018 questo paradigma è cambiato e faccio un esempio molto, molto concreto. Chi ha la seconda casa e consuma l'energia elettrica per un mese perché va in vacanza un mese, paga il kilowattora anche a un euro. Perché se resta bilanciato il sistema in questo momento se il consumo è attorno ai 2500 kWh per una famiglia certo. normale nel momento in cui io non consumo le quote fisse valgono molto di più del 50% per quelle persone, quelle che famiglie che consumano 2500 kWh all'anno e quindi la persona che guarda, ho consumato 2 kW e pago 50 euro, pensa di aver pagato il kilowatt a 25 euro l'una. Non è esattamente, ma è molto verosimile perché dice: Ma come io pago le quote eh, fisse eh, in maniera, come dire più che proporzionata al consumo ed è questo il, come dire, il paradigma che ha cambiato, che ha scombussolato molte famiglie che magari hanno con molti sacrifici acquistato che ne so, una, qualche alloggio oh, per le vacanze sue della sua famiglia e quindi si trovano oh, con eh, costi energetici eh, come dire, proprio fuori ogni misura, insomma, certo, si capisce perché logico. poi spiegare queste cose alle persone, ma io pago 50 euro, a me non interessa se siano oneri di sistema, se siano cusso, io pago alla compagnia 50, 50 euro, euro. certo, infatti. Allora, eh, nel passaggio che dovrebbe esserci, voi vi siete pronunciati, avete quindi delle, delle istanze da fare in qualche modo? Sì, eh, allora noi... Eh, Abbiamo un tavolo aperto con Arera, che è un tavolo istituzionale ovviamente, quindi eh, ci confrontiamo sempre, ma questa è una decisione politica, eh, quella se rinviare, se mantenere, e quindi anche Arera, che comunque resta un presidio importante a tutela dei consumatori, perché bisogna dire anche questo, ed e resta un uh, Dire, un soggetto autonomo dal governo, dal parlamento, da tutti, quindi ha la possibilità di fare cose anche importanti ed egregie. Eh, aprire un tavolo di confronto significa eh, fare questa scelta, eh, cosa che la mia associazione ha già fatto. Io non sono né un liberista scolastico. Scatenato né un conservatorista altrettanto scatenato. Io credo di essere una persona equilibrata in questo settore. Io dico: manteniamo il, un presidio di mercato tutelato almeno ai 4 milioni e mezzo di famiglie che non ce la fanno a pagare le fatture. Quelli non è. Povertà energetica, insomma. Che è, è povera energeticamente. Sì, che è la cosiddetta povertà energetica che ai tempi in cui Berta filava eh, non era un problema. Oggi, eh, io sono vecchio di questo mestiere, io ho visto pochissimi stacchi per morosità. Il stacco per morosità adesso sia del gas che dell'elettricità è una costante quotidiana con cui dobbiamo fare i conti. E non c'è una disponibilità così manifesta delle imprese a fare in modo che le famiglie, magari con una rateazione non dire, abbondante, possano far fronte a quel disagio che molto spesso magari è anche temporaneo. Eh, Là o paghi la fattura, c'è tutta una procedura che comunque è una procedura sufficientemente garantista. Ma se non c'è il denaro non c'è nulla da fare, puoi no. fare la procedura che vuoi, alla fine ti staccano e quindi bisognerebbe evitare questo. Per evitare questo bisognerebbe fare una cosa che sta facendo A2A e anche parzialmente a era. Hanno fatto, per chi conosce il caffè sospeso a Napoli, entra uno dice è il primo che non può farsi il caffè stamattina glielo pago io e lascia l'euro la, quello che è eh, A2A ha fatto un accordo anche con noi che volontariamente i propri clienti possono tornare un kWh a fattura per pagare la fattura a chi non è in grado di pagarla non è a2A che sceglie la famiglia da aiutare. Sono i servizi sociali di quel comune eh, che, a cui è indirizzata questa proposta. Eh, più o meno in modo un po' diverso lo sta facendo anche Era. Io credo che vada apprezzato questo sforzo che fanno le imprese per dare una mano alle famiglie che sono in condizioni di difficoltà. Perfetto, siamo in chiusura perché il tempo letteralmente vola, l'ultima cosa, chi riceve le telefonate dicendo attenzione dovete cambiare, cosa consiglia di fare? I consigli è stare dove si è, ad Iconsu con la FNP faranno e daranno le comunicazioni per tempo in modo che i cittadini, i pensionati della CISL abbiano la consapevolezza che quello è il momento magari di cambiare, ripeto... In questo momento stiano là e rispondano picche alle roboanti proposte che fanno che il più delle volte non corrispondono. Esattamente a quello che viene loro. E allora consigli per i consumatori: evitare di sottoscrivere contratti al telefono, non rispondete sì al telefono neanche quando rispondete pronto, ma dite pronto e date una frase, non un sì perché si possono chiudere contratti telefonici. Accertarsi dei contenuti del contratto, attendere l'approssimarsi del 30 del 6 del 2020, quindi manca un anno prima di scegliere un nuovo operatore. Valutare oltre il costo del prodotto che vi abbiamo spiegato oggi anche la qualità del servizio offerto. Sportelli nel territorio, lo diciamo sempre, coloro che hanno degli uffici aperti dove fisicamente ci sono delle persone che vi possono dare le spiegazioni. Valutare l'adesione anche a gruppi di acquisto. C'è poi un altro discorso da fare che eh, voi vi state muovendo per garantire ai consumatori in caso di fallimento di imprese venditrici perché i costi non vengano scaricati nelle fatture di coloro che hanno già pagato il dovuto, come invece sta accadendo ora. Quindi questa è una vostra lotta. Nonché promuovere in quest'anno che manca al grande. Grande cambiamento, una campagna formativa e anche informativa volta a aumentare il livello di autotutela dei consumatori e poi cercare di definire degli accordi con le società di vendita per la costituzione di gruppi di acquisto, su questo rimarcate sempre l'attenzione. Istituire poi un albo dei venditori con vincoli selettivi elevati. È un'altra cosa importante, in modo che siano persone preparate, insomma, che si ha la certezza di chi arriva a casa a proporti qualche cosa, sì. che tanti anziani vengono truffati, quindi attenzione a chi bussa alla porta, nessuno deve mai bussare alla porta così, prima occorre una telefonata e obbligare gli operatori di mercato alla stipula di fideiussioni proporzionate al numero di clienti. Questo è un'altra cosa. Sì, al fine di evitare quello che è già capitato per due o tre imprese che sono fallite, il cui costo di tutti gli oneri del sistema che non sono stati versati a chi dovevano, a chi dovevano riceverli, eh, sono stati ri replicati nelle fatture di tutti. Il, su tutto il territorio nazionale sono non moltissimi euro, ma credo che sia un atto ingiusto e profondamente anche come dire, poco utile. Insomma, assolutamente. Sì. Detto questo, questi sono alcuni eh, suggerimenti che vengono dati per avere ulteriori informazioni a di Consum Veneto, anche FNP CISL per carità, poi vi indirizzano a chi di competenza più vicino territorialmente. 041 è il numero telefonico regionale 533 086. 6, 6, che eh, può essere fatto da chiunque per avere informazioni Eccolo Giova qua. a precisare che Adconsum è presente in tutte le province del Veneto o nelle sedi CISL quindi è anche abbastanza facile rintracciarsi Sede regionale via Piave 7 a Maestre ma tutte le, in tutti i territori ci sono ovunque sì. adconsum.veneto Cisl.it. se volete eh, contattare via mail per avere ulteriori informazioni Valdere Globaun, Presidente grazie di essere stato qui con noi grazie a voi. buon lavoro ne avete e da grazie fare grazie anche agli amici pensionati che... <ride> che hanno dato questo spazio gentilmente sì. noi naturalmente ci troviamo prestissimo grazie grazie a voi